Siamo con Mister Marinelli della Stella Ionica, grande ex di giornata, insomma, ex allenatore della Pura Italia. Qual è stata la prima emozione, il primo sentimento che ha provato ricalpestando il campo? Ah beh, le emozioni sono sempre quelle, sono sempre le stesse, voglio dire, per chi ci ritorna su certi campi. Però alla fine poi, dopo, quando c'è il fischio dell'arbitro, chiaramente tutto finisce. Parliamo un attimo della partita. Siete riusciti a passare in vantaggio, diciamo a sorpresa, anche se comunque le prestazioni della Stella Ionica non sono certo da discutere. Comunque molto me grande merito alla difesa, che nel primo tempo è stata veramente invalicabile. Nel secondo tempo siete calati, ecco, insomma, un'opinione sulla partita. Ah, sicuramente hai detto bene tu, il primo tempo abbiamo tenuto bene il campo, non solo in difesa, anche in mezzo avanti, dico tutta la squadra si è mossa bene. Chiaramente il secondo tempo, un po' la poca abitudine di giocare sul campo in erba, perché voglio dire, è diverso giocare sulla terra che sull'erba. Tra l'altro oggi il campo era pesante, vuoi perché avevamo qualche giocatore pure non in perfette condizioni, insomma le forze nel secondo tempo sono un po' calate, però devo dire che i ragazzi sono difesi con ordine e abbiamo rischiato ben poco. C'è anche da dire riguardo l'arbitro, il suo metodo di arbitraggio, insomma, è stato per qualche verso discutibile sia da una parte che dall'altra. Ci sono stati molti episodi per quanto riguarda la regola del vantaggio che non è stata applicata sempre con lo stesso metodo. Insomma, lei cosa ne pensa? Sì, ma voglio dire, chiaramente pure l'arbitro va in campo e anche lui commette gli errori, però devo dire che tutto sommato l'arbitraggio non è stato né a favore di una squadra né dall'altra, anzi forse possiamo recriminare un po' perché sul calcio di rigore l'esterno del gradino che ha fatto il fallo era già stato ammonito, quindi credo che almeno andava quantomeno riammonito, però vabbè, tutto sommato voglio dire, non ci possiamo lamentare. Grazie, mister.